Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Sally non finisce in carcere, la giovane Spectra è in pericolo, poiché la sua stessa confessione la può portare in arresto. Sally si è ormai resa conto di aver fatto un grande errore, riguardante il furto dei bozzetti della Forrester. Con questa azione, la giovane comprende di aver perso sia Coco che Thomas. Quest'ultimo, però, è disposto a tutto pur di metterla in salvo, poiché comprende che Sally in realtà è una persona buona. Ma non solo, oramai il figlio di Ridge è completamente innamorato di lei. In tribunale, il giudice informa tutti del fatto che Sally rischia di dover scontare 5 anni di carcere. La ragazza, nel frattempo, informa i suoi colleghi del fatto che la Spectra è ormai giunta al capolinea. Pare non ci sia nulla che possa salvare Sally. Coco cerca di convincere i Forrester a lasciar perdere la causa, ma Steffi è ormai convinta di voler andare avanti per fargliela pagare alla sua grande rivale. Ed ecco che arriva il colpo di scena. Anticipazioni Beautiful, Thomas salva Sally in tribunale. In tribunale il giudice è deciso ad annunciare la sua scelta definitiva, ovvero quella di far scontare 5 anni di prigione a Sally. Thomas non può permettere ciò, poiché non ha intenzione di perdere la giovane Spectra. Il figlio di Ridge, in tribunale, di fronte a tutti i suoi cari rilascia una dichiarazione, che riesce a convincere il giudice. Sally è accusata di spionaggio e furto ai danni della Forrester Creations. Thomas annuncia di essere convinto del fatto che la Spectra si sia pentita del suo gesto e chiede al giudice di non procedere con la condanna. Il figlio di Ridge riesce nel suo intento e Sally non va in carcere. Beautiful anticipazioni, Thomas e Sally innamorati e uniti per rilanciare la Spectra. Sally non viene arrestata grazie all'inaspettato intervento di Thomas. La giovane Spectra ringrazia il figlio di Ridge e ammette di amarlo. I due si baciano appassionatamente. Nonostante ciò, Sally decide di lasciare Los Angeles. È proprio Thomas a convincerla a restare in città per continuare a mandare avanti la Spectra insieme.